cugina, non so come incominciare questa lettera, perché è passato tanto tempo e non ci abbiamo più date notizie tra noi. Cara mamma, dopo un bel poco di tempo ci rivediamo di nuovo con la penna e così siamo lasciati molto contenti delle vostre buone notizie che vi trovate bene. Queste sono le nostre contentezze, che vi trovate bene di salute e non altre. Carissimo nipote, con molto piacere ho ricevuto la tua lettera, la quale mi avete dato una buona notizia, che siate tutti bene, riuniti tutti in famiglia. Nello stesso tempo ti posso assicurare di me, perfino in questo punto, di adesso. Carissima Narduccia, ti rispondo al tuo biglietto che mi hai mandato col formaggio, dove io sono contento di sapere che voi vi trovate bene. Salute. Carissima Rocchinella, con molto ritardo a rispondervi alla tua notizia arrivata e mi è raggiunta un'altra e vi rispondo su tutte e due.
Piuttosto che andare con passo adulto verso la piazza, dove incontrare qualcuno e parlare. A quest'ora mi piacerebbe tornare a casa da scorribande iniziate alla controra. Quindi provare il bruciore dell'asciugamano bagnato sulle ginocchia rotte, il rimbrotto materno, il sapore di un tozzo di pane. È sera. L'estate mi spinge nelle strade e mi porge la sua amabile tregua, fatta di rinvii giudiziosi e fissità del tempo. Thank you.
un vecchio balcone con la ringhiera semplice di ferro. C'è odore di basilico e gerani. Dentro fa caldo. Notte d'estate. Che silenzio. Le case ammucchiate. Io che non so che fare e mangio freschezza da un mellone. Vedo che hanno la stessa forma, lo stesso colore, due pallide fette. Questa qui tra le mani e l'altra lassù, la luna. Così tra corpo e anima, tra cielo e terra, il capo fa la spola e dondola. Thank you.
certi momenti pensiamo ai giorni belli di quando tenevamo la capa fresca e la salute ci accompagnava, non come adesso che ogni giorno esce un guaio. La festa di San Michele quest'anno è riuscita più meglio assai dell'anno passato. I fuochi li devono essere visti pure a Foggia. Non potete sapere come siamo rimasti contenti quando abbiamo letto la vostra lettera che diceva che ci avete messo il telefono in casa. Un giorno vi faccio telefono, così ci sentiamo la voce dopo di tanto tempo. Stasino, che adesso l'hanno fatto brigadiere e sta proprio contento, mi ha comandato a dirti: se non vieni tu a luglio, come ci promesso di nuovo in tutti i 5 Natali che sei partito, è capace lui di mettersi sotto all'ariplano e ti viene a pigliare dove sei tu, all'America. L'America è più peggio assai dell'Italia. L'abitudine dei gente, ognuno pensa a lui stesso e la moneta non è mai regalata. La maestra mi ha imparato fino alla tabellina del 6, eppure sono svelto a leggere. Quando vieni al mese di agosto, portami una cosa buona, come un regalo, chi si gioca bene alla guerra. Thank you.
Basto, vi salutiamo caramente a tutti. Il formaggio ho dovuto buttare via una quarta parte. Vostro fratello Filippo. Bisogna abbracciare la croce come Dio ce la manda. Tutte cose pochi giorni fa abbiamo compiuto 50 anni di matrimonio. Scrivi presto e buon Natale. Tuo fratello caro Leonardo. Saluti e baci. Saluti a tutti. Ora, cara mamma, finisco con la penna, non con il cuore. Riceve un caro abbraccio dei vostri figli e del piccolo Giuseppe, che sempre vi pensiamo insieme a Rocco. Tanti cari saluti a tutti in famiglia. Giuseppe.
festa di San Michele quest'anno è riuscita meglio assai dell'anno passato. Siete meravigliosi.